Rieccoci ragazzi e benvenuti di nuovo a questa seconda puntata di Ice Club. E, bene, allora ci eravamo lasciati qui, diciamo che era appena tornato giorno, se non erro, non mi ricordo. E, niente, allora se avevamo della pietra, sì, ne abbiamo 5, proporrei di fare una spada di pietra, perché se è possibile dovremmo fare un letto, perché se no ogni volta dobbiamo stare a aspettare il giorno. Ecco, già mi sono rincoglionito di prima mattina, perfetto. Ok, ecco la spada. Andiamo a farci un giro. Di solito su questi biomi si dovrebbero trovare anche abbastanza facilmente, però non so. La mucca rilasciamocela che magari poi faremo una mucca. Lassù c'è un uovo, basta andare a prendere, mi sa che c'è un casino. Tiriamo giù l'altro, facciamo prima. Voilà, ho preso anche l'uovo. Ecco qui. Pecorelle, sembra che non ce ne siano. Ah, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi. Su questo modpack c'è anche, diciamo, la possibilità di segnare dei punti sulla mappa così che non ci dovremmo perdere. Quindi qua davanti alla casa, C, voilà. E ci fa segnare il punto, quindi facciamo rifugio perché ancora non è una casa e possiamo dargli anche un colore, che ne so, prendiamo il rosso, mettiamo il verde, così. Perfetto. Ecco, vedete, c'è il punto sia sulla mappa in alto a destra, adesso non so se si vede bene, e poi diciamo man mano che ci allontaniamo si dice anche i metraggi. Da quanto, diciamo, di quanto vista, quindi diciamo è una figata ed è molto utile, così almeno se vi doveste perdere avete il punto di riferimento. Se mi giro c'è sempre comunque. Allora, stavamo cercando una pecorella. Dove possiamo dirigerci? In questo caso possiamo andare solo a caso perché scusate la voce ragazzi. Ah, un altro uovo, bene. Ci sono tutti gli animali del mondo, tranne maiali e pecore. Le azzurre lo mette bene, per quante vacche che ci sono qua. E pecore niente. Porco Giuda, ecco una vacca. Oh. Ok, qua c'è l'entrata di una miniera, perfetto. Segniamo un punto anche qua. Miniera da esplorare. E viola va bene, lasciamo lì. Qua c'è un'altra? No. Oh sì. No. Sembra di no. Non lo so, poi magari ci torniamo. Allora. A me mi serve una pecora, però non posso farvi stare qua a aspettare una pecora. Sentite ragazzi, io metterei in pausa il video così almeno trovo le pecore e non vedo noia a voi. Facciamo così, va che è meglio. E ci rivediamo subito dopo, appena ne trovo uno, una o tre comunque, per fare il letto. Niente ragazzi, io sono ancora qui, non ho trovato niente, sono appena uscito dal bioma della neve, visto che è notte, ci facciamo un rifugio al volo, così almeno siamo protetti ed evitiamo casini. Facciamo un rifugio al volo a L, come dicono io, buongiorno. Semplice, creiamo una fossa 2 cubi, alta 2 cubi, voilà. E siamo, lo facciamo a L proprio, come dice il nome. E poi per evitare l'intrusione di mob ci mettiamo un cubo sopra qua, così i mob non possono entrare. E niente, io l'ho deciso di fare qua, vi faccio vedere il video perché c'è una, là dove c'è la luce c'è praticamente una pozza di lava che di solito la luce attirano gli animali, magari riusciamo a tirare qualche pecorella. Nel frattempo rimetto di nuovo in pausa il video e niente, mi dispiace che non abbiamo trovato l'ana, vedremo di trovarla appena farà giorno. Bene, rieccoci ragazzi, siamo tornati di nuovo qui, è tornato il giorno, diciamo, e ho trovato 5 uova, come potete notare qua su una pianura, perché mi sono trovato su una larga, larghissima pianura,
E in più ho dovuto mangiare due carni marce di zombie, diciamo, che avevo trovato. Beh, niente di che, non è stato fatto mal di che, non è che sono andati in miniera, niente, ho fatto semplicemente un giro, e mentre facevo un giro, guardate cosa ho trovato. Ho deciso subito di far partire la registrazione, così almeno possiamo andare a esplorare insieme, diciamo. È una cosa veramente bella, diciamo, trovare un NPC village. Poi in questo posto è veramente bello. Cioè, che magari si potrebbe fare anche una casa qui, però... Oh, non lo so, vedremo. Ecco, sto anche morendo di fame. Mi sa che devo ammazzare una mucca a sto punto, perché mi serve del cibo. Voilà, c'è un po' di carne. Ci serve un bel po' di carne. Forse così qui qua c'è una palla di carne, sempre qui. L'unica cosa è che non si trovano le maledette pecore, sempre quelle. Tre di carne, facciamone ancora uno. Ok, vediamo un po' cosa vuole sto monaco. Ah, ci dà un accendino. Ah, una cosa che non avevo detto è che con i monaci, ovviamente con quella moda della marijuana, si può anche commerciare per l'appunto la marijuana. Allora, se non sbaglio ce n'era uno che offriva un forno qua dall'altra parte, se no questa cosa non fare male. Mi sono detto una casetta sulla sedia del forno. No, più che altro per non morire, che se cadiamo dall'alto qua non moriremo. Ops, no, mi stavo ammazzando. Bene. Un forno, nessuno che mi offre un forno? Maledetti. Wow, mi sono trovato anche. Qua un forno. Ah, c'è una workbench. Ah, abbiamo tre di pietra, inutile. Forni, forni, non sono un tossico, dai, fatemi entrare. Forni, forni, mi sa che faccio prima a farmelo io. Abbiamo anche parecchio grano, potremmo farci del pane, adesso che ci penso. Angelo, non lanciarti di qua. Angelo, vabbè, scusate, non mi sono presentato, io sono Mr. Taxi, però il mio vero nome, diciamo, è Angelo. Niente, dai, allora mi sa che bisogna andare giù a fare un po' di pane, perché... Posso prendere un po' di pietra qua, non mi dispiace distruggere le casette, quindi... Di solito c'era, diciamo, una specie di fabbro che dava un forno, diciamo, una fornace, aveva anche della lava fuori. Però non lo trovo, quindi prendiamo un po' di grano. Dai, fammi passare, sto stronzo. Due di grano. Sennò devo andare a rompere una casa. Perché non basta il grano, questo qua. Per fare il pane che ci serve non basta. Forse qua. Ah, qua devo meglio. Niente, per chi non lo sapesse, bisogna camminare con shift sulla terra zappata per evitare che si rompa. Allora, ci siamo quasi, un po'. Così almeno ci facciamo anche dei semi da piantare, diciamo. Infatti ho camminato qua. Ah no, no, non ho rotto niente, meno male. Niente, abbiamo 4 ore, ce ne vorrebbe ancora uno, eccolo lì. Voilà. Andiamo a vedere se qualcuno fa una watchbank. Se no ce lo facciamo nel volo, va, non ce lo voglio andare di nuovo su e perdere tutto il tempo del let's play o fare un panino. Allora. 5 per parte. No. Vediamo un po' con 5 panini cosa ci facciamo. Oh madonna, che nabbo. Forse siamo... Ok, va, meno male, bene così. Niente, mettiamoci anche qua un segno, perché così almeno sappiamo dove c'è questo NPC village. NPC
facciamo di questo colore, va bene, perfetto. Niente, io torno ancora alla ricerca delle pecorelle, niente, io non voglio darvi noia, diciamo, di farvi vedere il video inutilmente, diciamo, per farvi vedere soltanto che gira vuoto. Nel caso in cui trovassi ancora qualcosa, sappiate che io faccio partire subito la registrazione. Ecco ragazzi, neanche ho finito, diciamo, di registrare, cioè di chiudere la registrazione, e come mi sono girato dietro l'NPC Village, ho trovato, almeno io ne ho vista, una pecorella. Adesso vedremo cosa. Madonna mia, che voglia di pecore qua. Vieni qua, stronza, che ti ho cercato per una vita. Lasciami scappare. Voilà, una. Voilà, due. Nera no, solo perché se la pecora nera la fa. Vieni qua. Ok ragazzi, perfetto, abbiamo i tre cubi, diciamo, per fare il letto. Sì, tre cubi, voglia, perfetto. E niente, adesso dobbiamo dirigerci verso casa, che è da questa parte. E niente, come al solito, metto in pausa il video, vado dritto e come vedo qualcosa lo faccio ripartire. Perfetto ragazzi, siamo quasi arrivati al rifugio, vedete mancano 50 metri intorno, circa. Ecco, mi sta sparando anche, sì, mi sta sparando, mi sta cercando di bersagliare anche uno scheletro. Allora, bene, ecco il nostro piccolo rifugio, televati. Aspetta, chiudiamoci dentro perché mi sto cagando. Fa paura il buio Minecraft. Ecco qua, avevo cercato nel frattempo il crafting nella torta, basta scrivere qua sotto, diciamo, quello che cerchiamo e ce lo darò. Ovviamente nella lingua che abbiamo selezionato. Costruiamo il letto, tre cubi di lana sotto e tre di legno sopra. Va bene, ok, ho capito tutto, certo. Tre di lana sopra e tre di legno sotto, praticamente. Posizioniamo il letto, facciamoci un attimo una torcia al volo. Possiamo dormire. Voilà, finalmente giorno. Mi ha fatto, ecco, mi ha fatto andare fuori casa. Vabbè, questo qua è un bug, diciamo, che molte volte si trova nelle postazioni di legno, che magari ti spara fuori. E niente, adesso volevo farvi vedere una cosa al volo prima di chiudere il video, che ho visto nel frattempo che tornavo indietro e non l'ho fatto semplicemente perché era buio ed era meglio tornare a casa. Ho visto un albero che volevo farvi vedere perché è molto 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 utile e ne avremo veramente tanto bisogno, cioè l'albero della gomma, che nel frattempo che andiamo vi spiego, serve praticamente per estrarre per l'appunto la gomma, che si può utilizzare per molte apparecchiature, diciamo, che ci possono servire. E, ad esempio, si possono fare dei cavi, ecco anche dei maiali. Si possono fare dei cavi che servono proprio per far passare l'energia elettrica che vi ho detto nella prima puntata. Eccolo qua, ecco, è spawnato male, non l'ho rotto io, non pensate male. Si può riconoscere semplicemente, sì, infatti è spawnato proprio male perché di solito non ha questa conformazione qua, ma è tutto unico, diciamo, non ha una separazione tra le foglie. Niente, si può notare praticamente che in cima ha, a parte il colore chiaro che ha una specie, diciamo, di continuazione nel tronco, però fatto di foglie lungo, diciamo, praticamente ha una punta sopra, ecco, non mi viene in mente. Tiriamolo giù, adesso non so se cade tutto intero perché è un albero particolare. Ok, cade tutto intero, prendiamo tutte le piante possibili perché veramente ne servono parecchie, ne servono. Qua è caduta anche una mela, però questo è di un altro albero. E niente, vi farò vedere poi dopo come si estrae la gomma. E vanno piantati questi alberi, diciamo, a una distanza ben precisa perché altrimenti non crescono, a quanto mi risulta. Poi non lo so, sono voci di corridoio, di corridoi molto lunghi. Ecco qua la montagna di merda, e mi sono stato anche impallato. Perfetto, vieni qua. Si è impallato anche lui di texture, perfetto. E allora me ne vado, faccio prima. Mannaia, sti boschi.
E giusto perché non so cosa fare, mettiamo questa vacca. Ci ha dato anche due tagli, o due carni, comunque due di qualcosa. Torniamo a rifugio, niente, riposiamo tutto quanto. E poi credo che tra un po' suoni anche la sirena, diciamo che ci avverte che è meglio chiudere il video. Ok. Eccolo, come non detto. Perfetto. Chiuditi, perché sennò ti lancio fuori dalla finestra. Ok. Poi vi dirò anche l'applicazione di Android che è molto utile per fare questo tipo di lavoro. Allora, possiamo. Ah, ecco, una cosa che non vi ho detto è che mentre tornavo indietro ho visto su una spiaggia una canna, ho detto adesso la prendo, è inutile che apro il video per 2 secondi per far vedere che prendo una canna, comunque ho preso una canna da zucchero. Lasciamo tutto il materiale dentro la cassa che è meglio. La gomma, ecco, non usatela per costruire perché dopo vi farò vedere, potrà essere anche spremuta, diciamo per estrarre dell'altra gomma, perché la gomma si estrae in una maniera diversa. Ok, banco da lavoro lo possiamo essere lì, legno, ok, piante, le pianteremo, le piante dell'albero della gomma le pianteremo nella prossima puntata. Niente, le uova e la carne, torce le teniamo dietro, il pane anche, e la sabbia che adesso non ci serve ma ci servirà dopo per fare dei vetri. Niente, vi ringrazio sempre per la visualizzazione e spero che possiamo rincontrarci nuovamente nel prossimo video. Grazie mille ancora per la visualizzazione e ciao a tutti ragazzi!